Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, in questa trasmissione io andrò avanti velocemente con la contemplazione. Perché andrò avanti velocemente? Perché la contemplazione in realtà l'avevo già fatta come dibattito, ma l'avevo talmente diluita in così tante trasmissioni che ormai si era perso un po' il senso della contemplazione stessa. Pertanto andrò avanti magari velocemente per portarla a termine e poi iniziare il dibattito successivo. Prima però di iniziare la trasmissione, c'è una cosa, qualcosa che per noi pagani è estremamente importante. In realtà, già questa sera, allora, siamo andati a vedere l'arrivo della statua che finalmente è arrivata dopo 5 mesi di lunga attesa. È arrivata la prima statua, la prima delle quattro statue che intendiamo collocare per abbellire e significare quello che è l'altare pagano, cioè l'altare che usiamo a Jesolo presso il Bosco Sacro per i riti della Federazione Pagana. Naturalmente noi non siamo ricchi, cioè nel senso che raccogliamo quello che possiamo, lo mettiamo assieme e a mano che raccoglieremo un po' alla volta, insomma, un po' alla volta ordineremo le statue necessarie, le statue che riterremo significative in questo momento per ciò che noi vogliamo fare e le collocheremo sull'altare pagano. Bene, e la prima statua si tratta di una statua della Nicchia di Samotracia, e la Nicchia di Samotracia è la prima statua che noi andiamo a collocare. La statua è arrivata da qualche giorno e stasera siamo andati a vederla e in realtà è impressionante, cioè fa una certa impressione. Anzi, vi dirò una cosa, il venditore, quella sta la nostra statua l'ha messa in esposizione perché attira molto le persone che vengono a guardarla. Fa molto colpo in realtà. Io e Francesco siamo rimasti un po' impressionati. L'avevamo vista sì da catalogo, ma vedendola direttamente in effetti stimola molto, specialmente stimola quello che è il pensiero profondo che ci ispirano le antiche divinità. E in questo caso la Nike che è la Vittoria, vi ricordo che è una titanessa che viene calata attraverso Zeus e i suoi figli e che indica praticamente l'intento, l'azione, la strategia, il modo di esistere, il modo di essere, il modo di rappresentarsi nel mondo. E la Nike di Samotracia è una statua monca. Ed è monca in maniera particolare, cioè la Nike di Samotracia gli manca la testa. Chiaramente sembrerebbe che una statua senza testa significhi poco. In realtà provate a pensarci. La mancanza della testa dà un significato ancora maggiore, perché ognuno di noi può farsi Nike, cioè può farsi Vittoria, può farsi gli individui che affrontano l'infinito e affrontano il mondo. Pertanto, anche la stessa mancanza della testa, al di là della rappresentazione, è significativa proprio per quello che è la statua in se stessa. Ebbene, quella statua è arrivata e ci verrà consegnata domani sera. Domani sera, Francesco ha organizzato un appuntamento per tutti quelli che vogliono esserci, a dare una mano, alle 7:30 a Radio Gamma 5. Cioè, presso Radio Gamma 5, in pratica un amico viene con furgone con Francesco per caricare la statua. Vengono, si danno appuntamento qui a Radio Gamma 5 alle 7:30, cioè alle 7:30 di sera l'appuntamento. Con Francesco, è amico che viene giù col furgone per caricare la statua, è alle ore 7:30. Dopodiché ci vogliono 10 minuti per arrivare sul posto e caricare la statua. 7:30, se qualcuno vuole aggregarsi, naturalmente lo può fare
trovandosi a Radio Gamma 5 alle ore 7 e mezza. 7 e mezza non aspettano però neanche un minuto. Cioè, come arrivano Francesco e l'amico col furgone, prendono e partono. Pertanto, se qualcuno ha qualche minuto di ritardo, già se lo scorda. C'è uno o due posti, cioè ci sono dei posti eventualmente, ma comunque ci si può aggregare anche in macchina. Dopodiché vanno a caricare la statua e vengono a Jesolo. Arriveranno a Jesolo circa alle ore 9, per cui 9, mettiamo 8 e mezzo. L'appuntamento, se qualcuno vuole venire a Jesolo e darci una mano a scaricare la statua, l'appuntamento è a Jesolo alle 8 e mezza, 8 e 40. Naturalmente chi arriva arriva, quando arriva va sempre bene. Noi comunque cercheremo di organizzarci un po' prima in modo da essere pronti per quando arriva la statua. Arriverà la statua a Jesolo, la caricheremo sul carro, con un mototrattore la porteremo sul posto e isseremo la statua. Pertanto, se qualcuno vuole sia a partecipare a disarmare la statua, che è un vero e proprio rito, cioè è un rito in se stessa, forse uno dei riti più importanti che facciamo, e vederla installata e partecipare all'installazione e dire io questo l'ho fatto, io c'ero. Naturalmente faremo anche delle fotografie, faremo un vero e proprio rito. Naturalmente sarà breve perché le persone hanno impegni. Avvertire stasera per domani sera, capite bene che è una cosa abbastanza precaria, le persone non sono in grado di organizzarsi, però in pratica siamo costretti a fare questa cosa. Allora, per il ritiro della statua e il carico della statua in furgone non ci sono problemi, lo fa il venditore. E chi guida il furgone e Francesco arriveranno a Jesolo circa le ore 9. Facciamo alle 8 e mezza appuntamento a Jesolo per chi ci vuole dare una mano e a Jesolo scaricheremo la statua del furgone, la porteremo sull'altare sacro e la installeremo, cioè la monteremo sull'altare sacro. Naturalmente la statua è una statua di buone dimensioni, di un certo peso, e necessita di mani che la sollevano e di mani che la postano. Non servono moltissime, in realtà già noi quattro dovremmo farcela senza grandi problemi. Naturalmente più persone ci sono meglio è, cioè la cosa è più facile, anche perché non avendo gru, non avendo sistemi meccanici, chiaramente ovvio che conosciamo tutto il sistema di leve, sappiamo come fare, però più mani ci sono e più è utile agire in quel senso. Pertanto vi ricordo, domani sera alle ore 8:40 a Jesolo, presso il Bosco Sacro, in via Cagamba, arriverà la statua. E si tratta di una vera e propria, chiamiamola processione sacra, chiamiamola un trasporto sacro. Ricordo che la via sacra di Atene era la via sacra delle cerimonie di Eleusi, era contornata di tante stazioni. C'erano tutte le stazioni alle quali ci si fermava e si onorava. C'era quella di Ecate, quella di Apollo, c'era quella degli dei, in pratica i 12 dei e così via, e dove ci si fermava nella processione sacra. Ebbene, l'installazione della statua è un vero e proprio rito. Pertanto io vi invito ad essere Jesolo, vi invito a partecipare a questa installazione e partecipare a mettere la statua su. Non sarà una grande cosa perché non siamo riusciti ad organizzare niente perché la cosa è stata abbastanza improvvisa. Tutto era tirato fino all'impossibile. Però domani faremo questo. Pertanto, gli appuntamenti sono in due luoghi: o davanti alla sede di Radio Gamma 5 a Cadoneghe, alle ore 7 e mezzo, alle ore 19:30, non un minuto di più, perché quando arrivano le due persone si incontrano, pigliano e vanno via. Per cui chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. L'altro appuntamento invece è per le 8:40 a Jesolo,
presso il bosco sacro per scaricare la statua. Naturalmente, quando arriverà la statua, cominceremo a lavorare per scaricarla, cominceremo a prepararci per scaricarla. Naturalmente, se qualcuno arriva a quell'ora, bene, se arriva un po' dopo, insomma, non succede assolutamente niente. Però chiaramente più persone ci sono, a noi più fa comodo. Vedete voi. Io sono felice se le persone partecipano anche a questa cosa, dopodiché naturalmente gli impegni all'ultimo momento lasciano il tempo che trovano, insomma, non sempre è possibile conciliare le cose. Allora, due momenti di appuntamento, uno qui a Radio Gamma 5 alle ore 19:30, che si incontra Francesco, amico che va a visitare la statua, e alle ore 20:40 a Jesolo, presso il bosco sacro, per scaricare la statua, portarla in posto e installarla. E questo, ho detto, penso la cosa più importante che ci sia, anche perché ricordate che come Federazione Pagana stiamo costruendo il primo luogo di culto del paganesimo che mai sia stato costruito. Lo so che qualcun altro ha fatto qualcosa, c'è Damanhur che ha fatto qualcosa, ma fra Damanhur e il paganesimo c'è la stessa differenza che passa fra il cristianesimo e lo sciamanesimo, tanto per essere chiari. Per cui so benissimo che altre persone hanno fatto, anche dei templi buddisti sono stati costruiti, per cui non è nulla di particolare nell'insieme, è importante semplicemente per il paganesimo che questo luogo sacro cominci ad avere una forma, cominci ad avere una struttura, una sua vita, un suo modo di essere. E penso che in questi anni abbiamo fatto molto, insomma, per quel posto. Bene, allora ricordo ancora l'ora di appuntamento. Si tratta del 7:30 qui a Radio Gamma 5, che trovate Francesco, e dopo venite a Jesolo, oppure alle ore 8:45 a Jesolo, dove arriverà praticamente la statua, e là ci sarà da scaricarla praticamente e installarla sul posto. Allora ci sarà una piccola cerimonia nella quale faremo tutto questo. Se qualcuno avesse dei problemi, vi do il numero di cellulare di Francesco, così potete telefonargli e mettervi d'accordo. Allora, il numero di cellulare di Francesco è il 393 4 9 7 5 5 4 9 9 4. Ripeto, se qualcuno vuole mettersi in contatto con Francesco, il numero di telefonino è, ripeto il numero, 393 4 9 7 5 5 4 9 9 4. Però forse il 39 davanti vi conviene levarlo via, perché ho l'impressione che il numero che vi ho dato è molto molto lungo, è il 39, che dovrebbe essere un prefisso internazionale. Allora, eliminando il 39, il numero di telefonino sarebbe 3 4 9 7 5 5 4 9 9 4. Se avete dei problemi, non trovate, eliminate il 39 davanti, perché il 39 mi sa che è un prefisso internazionale. Per cui appuntamento a domani, dove la riproduzione della nicchia di Samotracia sarà messa sull'altare pagano. Ok, allora andiamo avanti con il discorso della contemplazione. Cercherò di essere abbastanza veloce, per cui metteteci attenzione, oppure registrate la trasmissione, oppure altrimenti, se vi serve, scaricatevela da internet. Vi ricordo che su internet le trasmissioni vengono caricate. Il punto di unione fra il mondo della descrizione e il mondo reale è dato dalla contemplazione, che, annullando l'ossessione della descrizione della forma,
costringe l'individuo a soffermarsi sull'oggetto contemplato, annullando la forma usualmente descritta o comunque a fissare la sua attenzione su aspetti inusuali dell'oggetto o dell'abitudine quotidiana con cui guardare l'oggetto. Stare delle mezze ore seduti davanti ad un oggetto, l'ideale per contemplare una pianta d'appartamento o un piccolo albero, è viva e cosciente, contempla a sua volta, ha volontà e intuizione e ha l'innegabile vantaggio di stare ferma. Si può contemplare il sole ma brucia gli occhi, si può contemplare la luna ma le sue fasi la rendono instabile, si possono contemplare le nubi ma spesso stare a testa in su stanca, si può farlo con un animale ma si muove, si può farlo con l'acqua, ma si hanno meno risposte, si può farlo col fuoco, ma meglio farlo durante i riti religiosi, metterlo fuori fuoco, chiudendo gli auri interno e osservare la sua sfocatura senza descriverlo. Ci vogliono alcuni mesi per predisporre la struttura fisica e scoprirsi a contemplare qualsiasi quasi naturalmente nella propria vita quotidiana. Nel frattempo si fa una buona ginnastica ortottica, si ristruttura la ragione predisponendola all'arrivo di nuovi fenomeni, sia per gli aspetti inusuali dell'oggetto contemplato, sia per la manifestazione dell'intuizione alla quale deve cedere il passo. L'intuizione non si manifesta mai durante la contemplazione. Ricordate, l'intuizione non si manifesta mai durante la contemplazione e pertanto non illudetevi di diventare padroni di un potere superiore. L'intuizione giunge quando una serie di situazioni, quali la predisposizione soggettiva, l'impellenza emotiva, le condizioni di vita, le esigenze dell'azione soggettiva, eccetera, vengono a manifestarsi e coincidere con uno stato contemplativo naturale dell'individuo. Queste situazioni si possono riassumere col nome di stato di necessità soggettivo. Gli effetti della contemplazione si esprimono nel vivere per sfida. La nostra ragione non è padrona del nostro intuire. Le nostre tensioni, i nostri bisogni, i nostri stati di necessità emotiva sono espressi sia nella ragione che in tutto noi stessi. Nello stato di necessità l'individuo si esprime con i mezzi che ha forgiato. L'intuizione può tentare di esprimersi, ma deve trovare il varco per superare la barriera della ragione e una ragione duttile, capace di accoglierla e riconoscere la necessità di accoglierla. Lo stato di necessità crea nella persona uno stato d'ansia. Questo stato d'ansia può canalizzare le capacità della persona attrezzata o può allontanare la persona non attrezzata dall'affrontare lo stato di necessità che le crea ansia. In quel momento, che l'individuo se ne renda conto o meno, ha 1. Sospeso il dialogo interno, 2. Concentrato tutto se stesso sul proprio stato di necessità, 3. Manifesta bisogni, tensioni e intento relativo ai problemi. 4. Questa tensione emotiva, unita alla pratica della contemplazione, permette di aprire la breccia alla sua intuizione. Il vivere per sfida, sottoponendo l'individuo alle tensioni della contraddizione estrema, permette un arrivo continuo di intuizioni. L'intuire diventa così pratica quotidiana, bagliori che giungono continuamente alla ragione. L'intuizione può essere o un messaggio proveniente dal mondo esterno, altre volontà, o emergere dall'individuo, memoria di specie o esperienze dimenticate, comunque sempre dalla parte più interna del cervello. Se non fosse fisiologica, diremmo che emerge dall'inconscio. Per concludere, la contemplazione è l'attività attraverso la quale ci si predispone ad intuire il divino che ci circonda. Ricordiamo che stiamo parlando dell'essere umano che si attrezza per svilupparsi come essere della natura. Non stiamo parlando dell'essere umano che si attrezza per vivere nel sistema sociale umano in Italia nel 2003. Perché ricordo questo? Perché la contemplazione attrezza l'essere umano in quanto essere della natura. Lo porta a riprendersi in mano lo sviluppo in quanto essere della natura, percependo nuovi e diversi fenomeni con i quali confermiamo una diversa descrizione del mondo. L'azione, quale manifestazione dell'intuizione, non è considerato un modo normale, nemmeno possibile all'interno del sistema sociale. Quando si intuisce, si diranno cose e si trasmetteranno messaggi incomprensibili per la maggior parte delle persone, si esprimeranno bisogni e desideri, per cui molte persone che ci stanno attorno diranno: non ti capisco. Solo alcuni aspetti saranno afferrati da persone che hanno forme
automatiche o naturali di contemplazione. Ricordate che chi non contempla è cieco nei confronti di molti fenomeni e di molti meccanismi che chi contempla trova ovvi, normali e naturali. Come si ovvia all'incomprensione del sistema sociale nei confronti dei contemplatori? Innanzitutto attraverso la meditazione e la pratica, diventare abili con le parole e con la descrizione della ragione, diventare il più abili possibile nell'esposizione di principi e di concetti. Però questo, se non è ben calibrato, può produrre delle reazioni nelle persone che ci stanno attorno. Si sentono prevaricate perché non hanno argomenti e strumenti con cui farci fronte. In secondo luogo, attraverso la pratica della follia controllata che tratteremo, parleremo della vita nel mondo sociale umano. C'è un altro modo di comportarsi, ma è follia: rivoluzionare il sistema di pensiero umano facendo sentire inadeguati e fuori posto chi non contempla. Ma questo è un altro discorso ed è relativo agli intenti soggettivi del nostro vivere per sfida. E questo è il dibattito sulla contemplazione, che continuava con la descrizione di quella che è la contemplazione nel suo insieme. In pratica, nel riconoscere la qualità di un oggetto, noi poniamo l'attenzione concentrata attraverso i nostri sensi su aspetti inusuali dell'oggetto. In quel momento l'oggetto per noi esce dalla descrizione usuale che ne facciamo per assumere un diverso ruolo nel nostro pensato, nella nostra ragione. Questo produce un altro aspetto che viene sottovalutato dal contemplatore. Nel momento stesso in cui l'individuo pone la sua attenzione su fenomeni inusuali dell'oggetto contemplato, altro non fa che costruire un'assonanza fra quel fenomeno che emerge dentro di lui col fenomeno che percepisce dall'oggetto contemplato. Solo che egli non contempla, anche se lo crede, l'oggetto nella forma e nella rappresentazione con cui la sua ragione usualmente lo descrive, ma descrive cose inusuali che altro non sono che rappresentazioni delle tensioni con cui l'oggetto si presenta. Le tensioni dell'oggetto contemplato si fondono con le medesime tensioni del contemplatore, così che il contemplatore manifesta nei confronti dell'oggetto le stesse tensioni che percepisce dall'oggetto stesso. Il contemplato contempla il contemplatore e le tensioni che si fondono contemplano entrambi. La scoperta da parte del contemplatore che le tensioni abbiano chiamato alla fusione simbiotica contemplatore ed oggetto contemplato che contempla porta l'individuo a riconoscere gli dèi del mondo, partendo dal riconoscimento che le tensioni che si sono fuse in quella contemplazione altro non sono che aspetti dello stesso Dio che si esprime nel contemplatore e nell'oggetto contemplato che contempla a sua volta. E non ve lo posso far più facile questo discorso, Dovete riuscire a capirlo in questo modo. Inizialmente il soggetto che chiama se stesso contemplatore, che sceglie cosa, dove e quando contemplare. Solo che il contemplare apre dentro al soggetto che contempla una voglia di contemplare, una necessità di contemplare il mondo, e dopo una certa pratica il contemplare diventa parte automatica del modo con cui il contemplatore si relaziona col mondo. Quando il contemplatore diventa un'attività soggettiva dell'individuo, non solo il mondo chiama il contemplatore a contemplarlo attraverso la sua contemplazione, la contemplazione dei soggetti del mondo nei confronti del contemplatore, ma le stesse tensioni della vita chiamano contemplatore contemplato a contemplarsi reciprocamente in modo da fondere le relative tensioni. Il soggetto contempla il mondo perché lo stesso Dio, emerso dal soggetto e presente nel mondo, ha chiamato entrambi a fondere le loro tensioni, anche se questa fusione è stata sollecitata dal contemplatore, essere umano nel nostro caso, o dall'oggetto che contempla a sua volta. Perché le tensioni chiamino contemplatore contemplato? È necessario che contemplatore contemplato siano in grado di essere sensibili alla chiamata. Sappiano cioè contemplare, riconoscere le tensioni soggettive nell'oggetto contemplato.
Il passaggio dalla consapevolezza di contemplare alla consapevolezza di essere contemplati dall'oggetto contemplato, cioè la certezza emozionale, è il primo passo per razionalizzare la propria collocazione soggettiva all'interno di un mondo di oggetti che contemplano, cioè oggetti non diversi da noi, ma oggetti portatori di intelligenza, di progetto e di volontà. L'oggetto contempla a sua volta. Perché le tensioni chiamino il contemplatore contemplato, è necessario che il contemplatore contemplato siano in grado di essere sensibili alla chiamata, sappiano cioè contemplare, riconoscere le tensioni soggettive nell'oggetto contemplato. Il passaggio dalla consapevolezza di contemplare alla consapevolezza di essere contemplati dall'oggetto contemplato, cioè la certezza emozionale, è il primo passo per razionalizzare la propria collocazione soggettiva all'interno di un mondo di oggetti che contemplano il loro mondo attraverso la loro volontà. Questo al di là dei sensi che privilegiamo nella contemplazione. Il passaggio successivo è il contemplare la fusione al di fuori dell'oggetto che manifesta quella tensione, la tensione come oggetto in sé. I soggetti manifestano delle azioni all'interno di una contraddizione. Le azioni che manifestano sono espressioni soggettive delle tensioni che vivono in quella contraddizione. Noi possiamo sia contemplare il soggetto che compie le azioni e osservarne le tensioni. Possiamo osservare le azioni, individuare le tensioni ignorando il soggetto che queste attraversano, oppure individuare le tensioni e, dato un'oggettività in cui si manifestano, intuire le azioni che queste produrranno. In pratica, le tensioni sono oggettività che si esprimono nei singoli soggetti e i soggetti le manifestano mediante azioni, data la loro volontà espressa nei loro processi di adattamento soggettivo alle variabili oggettive. E fin qui vi ho fatto una bella siringata di dati e di nozioni che, se non riuscite a metterle a posto in maniera veloce, dovete per forza riascoltarvi più volte una cassetta registrata oppure scaricarvele da internet. Le tensioni che si manifestano nell'esistenza sono il vero oggetto della contemplazione. Si assiste ad una trasformazione soggettiva nell'intento del contemplare che, iniziato dalla contemplazione, una forma descritta dalla ragione, viene spostata su aspetti inusuali degli oggetti. Dapprima per cogliere aspetti inusuali degli oggetti e poi per cogliere le tensioni che si manifestano prima attraverso gli oggetti e poi in se stesse, le tensioni che attraversano l'universo. Contemplando l'individuo si trasforma. La sua trasformazione soggettiva sposta la sua attenzione nella contemplazione di un rapporto dialettico di modificazione, oggetto contemplato e necessità soggettive, all'interno del suo vivere per sfida. Noi pratichiamo la contemplazione, seduti, comodi e concentrando la nostra attenzione sull'oggetto contemplato. Quando si acquisisce l'abitudine a contemplare, questa abitudine si trasferisce come patrimonio dell'individuo, come l'abitudine a frenare in un'automobile quando le luci della macchina che ci precede diventano rosse. Nel contemplatore. Ma il contemplatore non è sempre seduto comodo con una birra e fissa la sua attenzione sul cielo, sulle nubi, su un albero, su un falò. Il contemplatore è un pagano politeista che vive per sfida. E può trovarsi a contemplare un concetto astratto di filosofia, una situazione sociale, una questione di lavoro, una questione di rapporti interpersonali, può contemplare se stesso e le sue inadeguatezze, eccetera, eccetera, intuire aspetti, situazioni o cose che nemmeno sospettava. Non esistono solo gli aspetti inusuali dell'albero, del cielo, delle nubi, esistono gli aspetti inusuali del nostro vivere per sfida. Le tensioni che vi concorrono, le tensioni che attraversano tutti i soggetti nelle varie relazioni del vivere per sfida, il contemplatore è in grado di cogliere l'aspetto inusuale del suo vivere per sfida e mette in atto delle strategie che sono in grado di agire direttamente sulle tensioni del vivere per sfida. Le tensioni che attraversano gli oggetti e che sollecitano la nostra attenzione, altro non sono che gli dèi che comunicano al Dio che cresce dentro di noi.
e che trasmette questa comunicazione alla ragione sotto forma di sensazione, desiderio, bisogno, al di là di come la ragione comprenda l'origine della sensazione, del desiderio, del bisogno. Quegli dei con i quali noi possiamo costruire immediatamente delle relazioni e sui quali possiamo agire affinché il nostro vivere per sfida volga a nostro favore. Il contemplare è un uso dei sensi proprio del pagano politeista, che concepisce la propria esistenza in quanto immerso in un immenso crogiolo di dei di cui è parte per elaborare il Dio che cresce dentro di lui. E questo è il dibattito che ho concluso velocemente. Di tutto questo dibattito, che cos'è importante? È importante innanzitutto la tecnica del contemplare, cioè l'uso dei nostri sensi e la sospensione del giudizio sui nostri sensi, la sospensione del dialogo interno mentre stiamo usando i nostri sensi. In pratica è importante che noi cerchiamo di capire gli oggetti, i fenomeni che percepiamo con i sensi, gli occhi, le orecchie, il naso, il tatto, mediante il fenomeno stesso e non come proiezione immaginaria sul fenomeno. Vi faccio un esempio abbastanza semplice. Esiste un film fatto da Walt Disney, un film che a me non piace, non mi piace il film da Walt Disney, che si chiama La Bella e la Bestia. Ecco, in quel film avete un esempio di cosa intendo per contemplazione. In pratica, la bella era davanti alla bestia, ma è bastato che la bella eliminasse il dialogo interno, quel dialogo interno che gli descriveva quell'essere come orrendo, quell'essere come brutto, lo sospendesse, lo fermasse e prendesse i fenomeni, i gesti, le azioni che arrivavano da quell'essere orrendo, che però non era più orrendo perché non lo descriveva più orrendo, e ne analizzasse i fenomeni, i messaggi che arrivavano uno ad uno e un po' alla volta quell'essere orrendo diventava bello. In pratica, la bellezza della bestia era nascosta dietro un paravento di immagine. Per riuscire a superare quel paravento di immagine, la persona, la ragazza, doveva modificare se stessa, cioè non doveva più fondare il proprio giudizio sull'immagine apparente, ma doveva superare l'apparenza e giungere a una certa sostanza. Quella sostanza, in realtà, non è che le fosse nascosta o preclusa. Quella sostanza gli arrivava sotto forma di messaggi che la bestia gli mandava, atteggiamenti, atti, azioni, però la ragazza doveva separare quella che era la sua, ciò che l'immagine gli proiettava sulla sua testa e lei proiettava sull'immagine, cioè in pratica lei descriveva l'immagine fisica brutta e sull'immagine fisica brutta lei proiettava le sue ansie, le sue paure, i suoi terrori, finché lei non ha fermato questo, non riusciva nemmeno a cogliere la bellezza dei messaggi che dalla bestia gli arrivavano. Quando lei è riuscita a fermare la proiezione di se stessa, delle sue immagini, della propria psiche, su quell'immagine che gli veniva e considerare l'immagine secondaria bloccandola, bloccare il dialogo interno si chiama in questo caso, allora ha potuto cogliere i vari fenomeni che arrivavano. Ci ha spostato la sua attenzione dalla apparenza alla sostanza. La sostanza erano i fenomeni che la bestia gli inviava. L'apparenza era l'immagine con cui si rappresentava. Quando la ragazza è riuscita a scindere le due cose, è riuscita a vedere ciò che c'era sotto alla maschera, ciò che c'è sotto l'apparenza. E la contemplazione è in fondo questo, cioè è ciò che ci permette a noi di cogliere ciò che sta dietro la maschera, ciò che sta dietro a un albero che consideriamo della legna da ardere, ciò che sta dietro a un campo, ciò che sta dietro alle persone, o che le persone vogliono rappresentarci. Naturalmente non è facile tutto questo, però è un modo per cogliere la realtà nella quale viviamo.
è un modo con cui non farci abbindolare, per esempio, dalla pubblicità, non farci abbindolare dal partito politico che vende il bianco più bianco, non farci prendere in giro da cose che vengono mostrate con l'apparenza, ma che in fondo possono esserci nocive. Cioè, praticamente la contemplazione ci porta a superare l'apparenza e accogliere quella che è la sostanza delle cose, la sostanza degli oggetti. E per far questo occorre una modificazione del soggetto. La stessa ragazza nella Bella e la Bestia, che riesce a cogliere quanto è bella la bestia dentro, in realtà si è modificata, in realtà ha cambiato tutto se stessa. La stessa faccia della bestia, finché era ancora bestia, non è più brutta, non è più ributtante. Sì, non sarà sessualmente attraente. Non era più ributtante, non era più ciò che allontanava la persona, perché la persona era riuscita a superare quella che era la proiezione della propria immaginazione sull'oggetto che gli stava davanti. E così noi con l'albero, finché noi continueremo a considerare un albero legna da ardere o legna da tagliare, chiaramente quell'albero nella nostra immaginazione sarà solo legna da tagliare. E così tutto il mondo. Tutto il mondo che ci circonda, anziché essere un mondo, un crogiolo di viventi che ci parlano, ci comunicano, ci mandano fenomeni, lo consideriamo solo per la forma apparente e solo per ciò che è utile alle nostre azioni. Padre Sole, da miliardi di anni, ha alimentato le specie degli esseri di natura finché crescessero. Padre Sole ha permesso l'esistenza di quella che noi oggi possiamo considerare vita. Io sono i microfoni di Radio Gamma 5, grazie a Padre Sole, Padre Zeus e Madre Terra. Lo so che è arbitrario dargli un sesso, ma loro non si offendono. Sono qui perché esisteva un sole, perché esisteva un'atmosfera, perché esisteva un pianeta su cui poggio i piedi. Per cui sono qui. Grazie a dei grandi genitori. E finché io continuerò a considerare questi soggetti muti, lontani e separati dalla mia esistenza, non riuscirò mai a capire quanto questi soggetti hanno prodotto me stesso soltanto perché loro avevano delle strategie di vita, delle strategie di esistenza. E la contemplazione è quella che separa l'individuo che pratica stregoneria da un individuo monoteista. Pronto? Gian Paolo, Ciao bello. ciao Claudio, seguivo molto attentamente queste tue ultime espressioni che sono di una meraviglia unica per quanto riguarda proprio il personalizzare il sole, che io lo chiamo sole bambino in questo periodo perché è di una meraviglia unica. Anche questa sera andavo in giro con la mia lupa per i campi e vedevo il sole che non era il tramonto, ma era filtrato da quella nebbiolina, da quella foschia che lo trasformava in un disco rosso, rosso più giallo che rosso, di una meraviglia unica veramente. E io queste cose qua purtroppo le percepisco, dico purtroppo perché la sensibilità è molto scomoda, Claudio. Veramente. Ho seguito molto attentamente queste tue espressioni perché mi ritrovo dentro, indipendentemente, io non ho letto niente di mitologia, quasi niente, insomma non so niente, però mi ritrovo dentro così istintivamente perché io credo molto all'istinto e ti dico che da bambino dicevo cosa c'è, quello spazio, è di là, cosa c'è, è di là, e chiedevo quando avevo 3-4 anni a mio papà. Cosa c'è al di là di quell'oggetto, al di là, proprio lo spazio, il circostante, no? Senza mettere dei limiti, senza mettere dei confini a niente, proprio tutto fluttuante. E questo mi è rimasto dentro ancora adesso, purtroppo ce l'ho. Dico purtroppo perché passi dei momenti così che sei colto dalla natura, dal circostante, che spreme veramente, come tu dici veramente, la sospensione del giudizio mi piace da matti questa tua affermazione, no?
La sospensione del giudizio è meravigliosa e corro al sapere di non sapere. Quell'altro 4.000 anni fa, cos'era? Cos'era quell'uomo che diceva così, già a quei tempi, che io lo trovo di una futura, proprio modernissima questa affermazione, e futurista. Ho capito. Sapere di non sapere. E così mi taccio. Guarda, sei stato meraviglioso, veramente tirare fuori delle espressioni del genere. Ti saluto, okay. E ti ringrazio. Ciao, grazie. Bene. Questo comunque era il dibattito sulla contemplazione, che ho voluto concentrare in queste due trasmissioni perché era stato troppo dispersivo fatto fino adesso. Lo so che certi passaggi sono abbastanza difficili, ma sono difficili soltanto nella loro forma espressiva, cioè nel loro tentativo di essere chiaro. In realtà all'interno del paganesimo voi dovete ridurre le cose, cioè voi dovete pensare che un pagano considera se stesso come un oggetto del mondo, e il mondo è fatto di oggetti. Solo che quando il pagano usa il termine oggetto, non è che intende un oggetto tipo una penna, tipo un tavolo, intende un soggetto che ha un'intelligenza, che ha un us, che ha una capacità di vedere, che esprime una volontà, che esprime delle determinazioni, che esprime delle strategie di vita. Per cui un pagano fa questo ed è all'interno di un mondo di oggetti che fanno questo, cioè che hanno le loro strategie di esistenza. E il terzo aspetto che dovete tenere presente è che tutto questo, tutti gli oggetti, sono costruiti attraverso un reticolato di tensioni infinite che si trasformano nel tempo, che si trasformano anche attraverso la struttura evoluzionista, attraverso l'evoluzione, che però attraversano tutta la vita. E l'evoluzione non è soltanto l'evoluzione delle specie, ma è anche l'evoluzione delle tensioni, l'evoluzione dei propositi del pianeta, l'evoluzione delle strategie di vita di tutto il mondo nel quale siamo immersi. E un pagano politeista percepisce tutto questo vivente e ne ha rispetto, ma non ne ha rispetto perché si sottomette o perché lo accetta supinamente, ma ne ha rispetto perché lo riconosce, e riconoscendolo come vivente si rapporta in sé come un essere vivente. Perché? Perché quell'essere vivente ha all'interno tutte le tensioni, tutte le passioni, tutti i bisogni, tutte le strategie di esistenza e tutta l'intelligenza che ha il singolo soggetto, il singolo individuo che guarda il mondo. Cioè, questa è la caratteristica fondamentale del pagano politeista. Perché noi come pagani politeisti abbiamo un certo disprezzo per i verdi? Perché in realtà i verdi, parlo di partito, odiano la natura, hanno un disprezzo profondo per la natura. Cioè, per loro la natura è un cagnolino da tenere al guinzaglio e da proteggere con un guinzaglio feroce. Un pagano politeista invece conosce in tutti i soggetti che compongono la natura altrettanti dei che camminano nell'eterno, e sa perfettamente che non può tenere nulla al guinzaglio, ma può vivere in questo mare infinito di consapevolezza. È questo che un pagano e un verde non andranno mai d'accordo, anche con gli altri partiti è anche peggio in realtà, perché noi come pagani e politeisti consideriamo la natura un insieme di soggetti viventi e un insieme di strategie, ma strategie dentro strategie e dentro strategie. E allora, se noi attraverso la contemplazione non riusciamo a riconoscere la qualità degli oggetti che ci sta di fronte, e come possiamo costruire le nostre strategie di esistenza se non conosciamo nemmeno le strategie, o non riusciamo nemmeno a intuire le strategie di esistenza dei soggetti del mondo che ci stanno attorno? Chiaramente non li possiamo fare. E da qui nasce l'attività monoteista di distruzione del mondo e di distruzione della vita. E questo per la contemplazione. È tutto e va un po' a integrare, diciamo così, i discorsi che abbiamo fatto precedentemente. Prossimo dibattito che terremo, che inizierò, sarà quello relativo alle correnti vegetative. Le correnti vegetative è un'elaborazione teorica di William Reich.
Pronto? Ciao. Ciao. Niente, mi viene in mente adesso, ti ho detto dei verdi, no? Sì. Quanto bello te magari c'è pane nel segno, perché anche a me mi piace, cioè la selvaticità, cioè la natura che non viene spostata, che non viene girare, tu capito? Al nostro volere, diciamo, no? Certo. Il volere è come un giardino, come sarebbe come le classiche pecorelle da incanare a Lovie. Esatto. Da portare a scannare praticamente, perché se crede a salvare, diciamo, fare la ioia per i bei occhi di chi? Di qualcuno, di un soggetto, capito? Cioè, mi invece mi piace sempre là, diciamo, la selvaggia, cioè quel che cresce, diciamo, che cresce. La natura vive in sé. Anche se c'è un rovo, una russa, che si spreia, ma insomma. Che... Sì, vabbè, la taglio, capito, però la riconosco uguale a me. Che ne avevi in casa, allora. Esatto. Cioè no, la riconosco uguale a me, non è che non la taglio. Sì, La riconosco, però appunto ti dico. Cioè da non creare, diciamo, un giardino con lo scopo, diciamo, da salvare, da dare intendere, diciamo, la società agli altri, al mondo, certo. Dobbiamo salvare questo, dobbiamo salvare... Sì, che poi quando si dice si vuole salvare questo, in realtà si va a distruggerlo. Si va a distruggerlo. Sì, perché si è inconsapevoli degli equilibri che ci sono all'interno, no? Assoggettare, praticamente, assoggettare... Beh, io feci qualche anno fa una trasmissione relativa alla pesca in isole di fronte al Perù, che erano molto ricche di guano, no? Sì. E praticamente cosa è successo? Che prima raccolsero tutto il guano, sì. Solo che il guano andava a fertilizzare il mare ed erano ricchi di pesche, sì. Dopo i gatti su tutte le sardine, esatto. Cioè, e praticamente non capì niente adesso, sì. Non capì niente. Esatto. Cioè il gas che già praticamente, tanto è infinito, non si può fare quello che si vuole. A parte che c'è un'ignoranza... anche dentro che associazione che è spaventosa proprio, uno che c'è, cultura... Cioè, loro vedono la natura come la vedono i cristiani, capito? Esatto, un oggetto che si possiede, un oggetto curare, nel quale agire, esatto, per cui distruggono culture, distruggono società, distruggono uomini, distruggono anche la vita nei boschi. Portano il nostro desiderio, capito? Il desiderio a quegli esseri, insomma, certo. Ad altri esseri viventi. Ecco, va bene, dai, va bene. Che mi interessa, Raik. Ok, no, va bene, un accenno, sì. Ciao, ciao, ciao. Sì, il discorso delle correnti vegetative invece prende il nome da Raik. All'inizio del mio percorso di stregoneria ero molto legato anche a William Raik, ero legato a parecchie persone in realtà. E il concetto delle correnti vegetative l'ho via via modificato, via via perfezionato, a mano che riuscivo a capire che cos'era. In realtà col termine correnti vegetative adesso vado a definire un concetto un po' più profondo, cioè la capacità dell'uomo di spostare l'attenzione dentro se stesso. Vediamo questo. Pronto? Ciao Claudio, sono Giuseppe. Ciao. In bomba? Mi rispondi se pazzesco? Sì. Volevo chiederti per capire bene, dunque il soggetto, qualsiasi persona insomma, si riflette su un oggetto qualsiasi, si concentra ed esprime i propri pensieri? No, al contrario, guarda l'oggetto senza esprimere i propri pensieri. Ah, senti, vuoi percepire quello che l'oggetto mi tramanda? Esatto, o comunque le sensazioni che si riceve guardandolo senza però pensarlo. Qualsiasi oggetto? Qualsiasi, una pianta del casa va benissimo. Beh, una pianta, sì, un essere vivente, come devo interpretare che l'oggetto può essere come un essere vivente. Esatto, e poi quando tu lo contempli, lui in realtà sta contemplando te. Ma allora sarebbe come un aiuto reciproco? Non è proprio così, diciamo che questa contemplazione reciproca apre nella tua testa la concentrazione? No, è un vero e proprio canale per dire che c'è di aspetti diversi della vita che io di solito non guardo. Aspetti, insomma. Ecco, quegli aspetti che mi non guardo apre quel canale che ti porta l'intuizione, cioè la parte più interna che antica al cervello porta verso l'esterno.
cioè deve avere fuori tante idee, diciamo così, ecco. Solo che mentre ti tesori con la pianta a contemplarla, no? A guardarla, a fermare il all'interno, l'idea non ti viene fuori la pianta, ma ti viene fuori dal salumiere quando deve comprare la roba. Porca miseria, mi sta fregando. Non me l'ho mai accorto. Capito? Cioè, ti viene fuori nella vita di tutti i giorni. Cioè, tu, l'esercizio di contemplare è in realtà una tecnica. Che però quella tecnica la te serve quando te vivi. Per difendersi. Per difendersi, per vivere, per combattere, per vivere meglio, insomma, per cogliere le occasioni della vita, insomma. È come se parlavi di sfida, tipo. Esatto, il vivere per sfida è anche cogliere le occasioni della vita. Certo. Va bene, grazie. Grazie a te. Ciao, bene. Ciao, ciao. Bene, io ormai sono arrivato alla fine e accennavo quelle correnti vegetative, diciamo che è diventato un modo per spostare l'attenzione dentro di noi. Dicevo, all'inizio ho preso il concetto reichiano così com'era, perché mi serviva e a me ha funzionato moltissimo. Dopodiché ho capito che c'è qualcosa di più e ho legato anche questa cosa all'apertura dei chakra. Quella che sì, quelli che praticano la Kundalini parlano dell'apertura dei chakra, in realtà la cosa è estremamente più complessa e ogni volta che vado avanti su questa linea la scopro sempre più complessa. In realtà spostare l'attenzione dentro di noi ci permette di mettere in moto tutta una serie di forze fisiologiche che nemmeno pensavamo di avere e che nemmeno sappiamo di avere. Cioè, in pratica, noi possiamo ascoltare il nostro cuore, ascoltare la nostra pancia, ascoltare le nostre gambe, il flusso del nostro sangue, eccetera, e in realtà mettiamo in moto tutto un apparato che va a costruire la conoscenza, che va a costruire la consapevolezza dentro di noi e in relazioni fra noi e il mondo che nemmeno sospettavamo di fare. Ripeto, io ho cominciato questa pratica ancora circa 25-30 anni fa, 1980, sì, e ho scoperto via via l'importanza, perché adesso mi è facile, adesso prendo un articolo di giornale e vi dico che si è scoperto che dentro la nostra pancia c'è un cervello. Io questo non lo sapevo prima che la scienza non me lo dicesse, però io col ventre sentivo le cose, cioè sentivo la sostanza delle cose. Per cui adesso capisco perché facendo l'esercizio con le correnti vegetative in realtà ho messo in moto un vero e proprio apparato di elaborazione e sono riuscito a farlo giungere alla coscienza. Però questo non lo sapevo prima che me lo dicesse la scienza, soltanto che le sensazioni erano reali, cioè le sensazioni erano state rese vive. Bene, questo lo cominceremo comunque giovedì prossimo. Giovedì sì, sono in radio ancora e cominceremo con le correnti vegetative. Vi ricordo anche che l'ascolto delle correnti vegetative è uno dei modi anche per fermare un po' l'ansia che abbiamo, per alcuni stati ansiosi. Comunque non è importantissimo questo, l'importante è che noi mettiamo in moto le forze che abbiamo dentro e con le correnti vegetative mettiamo in moto anche una serie di forze che vengono chiamate comunemente di autoguarigione. In realtà cosa facciamo? Non facciamo altro che rafforzare quello che è il nostro apparato immunitario, quella che è la nostra forza psichica, che davanti a un mondo che comunque aggredisce batteri, virus o quant'altro ci dà una struttura fisica che è sufficientemente solida da farvi fronte. Chiaramente non è miracolo, cioè quello che è debole resta debole, però rafforza ciò che è il suo organismo rispetto alle condizioni della sua esistenza. Cioè non è una questione di miracolistica, è semplicemente che una persona sana, una persona che vive in un ambiente sano, ha più forza per affrontare il mondo che non una persona malata che vive in un ambiente malato. Ultimissima e velocissima, pronto? Scusa Claudio, ancora Giampaolo, volevo dire che il Tan Tien o centro vitale che si trova subito sotto l'ombelico è detto dai cinesi, dai giapponesi, dagli orientali, parlano proprio di un centro vitale che sta proprio... È centro della volontà, è il primo centro che si apre nella pratica delle correnti vegetative ed è un punto di ascolto, certo. Comunque lo tratterò anche questo. Grazie. Ok, ciao. Bon, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Ricordo che domani arriva la statua della nicchia di Samotracia
Per cui l'appuntamento è alle 19.30 qui davanti a Radio Gamma 5 per le persone che vogliono partire da qua, oppure alle ore 20.45 diciamo così a Jesolo, e ci dà una mano a caricarla e a installarla sull'altare sacro, la prima statua che arriva, ed è una cosa per noi molto molto importante. Ciao a tutti e a risentirci e arrivederci a domani a chi verrà. Ciao.